Ohio Casemas, il ricordo più importante che ho della Suntory Hall, in particolare di tutte le opere che ho realizzato assieme ai musicisti, ai cantanti, alla Suntory Hall, è proprio la Hall, l'opera in generale, perché realizzare un progetto di opera senza avere un teatro vero e proprio, senza avere uno scenario vero e proprio, pone delle problematiche differenti rispetto a realizzare un'opera come si realizza in teatro. E quindi vorrei dire che una mi è piaciuta più di un'altra, ma devo essere onesto dicendo che tutte le produzioni che io fino adesso ho realizzato sono state tutte produzioni straordinarie, un po' per la sala, un po' per i cantanti che la Suntory Hall e Tokyo sono stati in grado di mettere insieme. E per l'orchestra che ho sempre diretto così volentieri, un'orchestra è stata naturalmente la Tokyo Symphony che mi rimane ancora nel cuore e la Tokyo Philharmonic con la quale abbiamo realizzato altri progetti. Insomma, la Suntory Hall e la Hall Opera sono due cose straordinarie per le quali vale la pena tornare a Tokyo. Dopo 10 anni di assenza dalla Suntory Hall con la Hall Opera, tornare a Tokyo per farne un'altra è molto stimolante, visto che in questi anni ho sempre diretto opere tradizionali, quindi teatri tradizionali, dove c'è una buca di orchestra, dove c'è un palcoscenico, dove c'è una scenografia costruita. E tornare a Tokyo, alla Suntory Hall, per dirigere uno spettacolo in Hall Opera è molto stimolante e, come si direbbe in inglese, exciting, cioè eccitante. Insomma, non vedo l'ora di essere lì con voi per questa meravigliosa Traviata. Credo che un brano come la Traviata abbia bisogno di pochi commenti, perché è un brano molto amato, molto conosciuto e resiste al tempo e alla storia, proprio per la sua qualità, proprio per la sua profondità. Il messaggio che Verdi forse vuole lanciare al pubblico, un po' di tutto il mondo, è legato condizione sociale di questi due amanti. Lei alla fine è una cortigiana, una prostituta, e si innamora di un ragazzo di buona famiglia. Questo ragazzo di buona famiglia crede di poterla salvare e di toglierla da questo impiccio, da questa vita che lei conduce. Lei stessa sogna di trasformare la propria esistenza, la propria vita in qualcosa di ideale, di straordinario, di avere un futuro, forse dei bambini, forse una famiglia normale, o come noi crediamo che sia normale, come la società, specialmente di quel tempo, credeva fosse normale. E invece si ritrova naturalmente schiacciata, lei, lui, il padre, tutta la società si trova schiacciata a dover far rinunciare all'amore di due giovani che si amano in virtù di una società che non permette delle condizioni differenti da quelle alle quali è abituata a vivere. Insomma, un'opera che forse investe Verdi stesso, perché Verdi aveva una relazione coniugale, una relazione con Giuseppina Strepponi, una relazione molto difficile, con una donna che aveva dei figli, con una donna che aveva abbandonato la propria famiglia per vivere con Verdi. Insomma, era molto criticato Verdi per questa relazione con Giuseppina, e forse in questo modo era un modo anche per far capire alla società di questo tempo che tutto sommato il vivere una storia d'amore, che poi è stata la storia d'amore della sua vita, non è poi così sbagliato. L'opera di Verdi che andremo ad ascoltare non sarà di fatto la versione del 1853, ma sarà la versione del Teatro San Gallo, San Benedetto, sempre a Venezia, del 1854, a poco più di un anno di distanza, perché come sappiamo la prima versione venne fischiata, venne vuota. Io credo che non sia solamente per ragioni musicali, ma sia per ragioni scandalistiche. Insomma, il testo era veramente molto forte. La prima scena della Traviata si apre all'interno di un casino, di un bordello, cioè di una casa di piacere. Questo naturalmente fece scandalizzare molte persone, ma sta di fatto che dall'anno successivo, con delle modifiche alla partitura, l'opera decollò. Decollò
decollò ed è diventata nel tempo forse l'opera più amata di Giuseppe Verdi. Oggi fare la musica con le condizioni con le quali siamo abituati ormai da un anno, con questo terribile Covid, insomma, è tutto più difficile, è tutto. Non riusciamo a vedere il futuro. Anche se con i vaccini e grazie all'aiuto della scienza sembra che ci stiamo avviando verso un percorso risolutivo. Il Covid presto finirà e presto torneremo in teatro a godere della musica dal vivo, degli artisti, dei musicisti. Potremo riabbracciarci, potremo baciarci, potremo toccarci, insomma, torneremo a una vita normale. La musica alla fine è un po' come toccarsi. Attraverso la musica tocchiamo delle corde che sono all'interno del nostro corpo, sono le corde dell'anima, le corde della sensibilità, le corde del desiderio nascosto, il desiderio segreto di poterci avvicinare. Insomma, attraverso la musica in questo anno abbiamo compreso, con la mancanza della musica dal vivo, abbiamo compreso quanto veramente questo elemento sia importante per tutti, importante per potersi ritrovare, per poter condividere delle esperienze straordinarie come la musica alla Suntory Hall, per esempio. Carissimi amici della Suntory Hall, carissimi fan, spero di averne tanti in Giappone, insomma, sono tanti anni che frequento il Giappone, adesso anche sono mancato per un po', ma ogni tanto persone mi scrivono, mi danno i like, insomma, spero che siate tanti e che soprattutto siate tanti ad amare la musica, perché senza la musica la vita è più triste. Ecco, il messaggio che vorrei darvi è questo: venite a vedere questa Traviata ed ascoltarla, faremo di tutto per rendervi felici, faremo di tutto per rendervi vivi. La musica alla fine dal vivo serve a questo, perché nella registrazione è tutto bello, ma sembra tutto costruito, dal vivo è dove si esprimono le emozioni migliori, quelle più vere, quelle dove non c'è spazio per poter ripetere. Insomma, tutto avviene davanti a voi, voi fate un colpo di tosse e noi nello stesso tempo facciamo delle note. Insomma, voi vivete, respirate, noi viviamo, respiriamo la musica insieme a voi. Senza di voi noi non esistiamo. Voglio ringraziare tutti per venire a questa Traviata e a questo concerto che faremo in occasione del 35° anniversario della nascita di questa leggendaria sala per concerti e dell'opera alla Suntory Hall. Grazie per stare con noi e Özkar Savaştar.